Marco Carraro, allora dall'Inter al Pescara, si partirà tra poco per questa nuova stagione in Serie B. Quali sensazioni per te? Ma le sensazioni sono buone, abbiamo lavorato molto duramente durante questo ritiro. Siamo riusciti a tenere botta tutti, nonostante i carichi di lavoro elevati. E adesso vediamo quando inizia il campionato, spero di poter dare anch'io il mio contributo alla squadra. Non conoscevi evidentemente Zeman, se non di fama, ora hai provato, stai provando, toccando con mano i duri allenamenti del tecnico Boemo. Come stanno andando le cose? Sì, avevo sentito dei suoi metodi parecchio duri, però sinceramente non credevo così tanto. Però devo dire che nonostante qualche problemino fisico che mi ha tenuto fuori 2 o 3 giorni, sono andato abbastanza bene. Prosegue la marcia di avvicinamento al primo impegno ufficiale vero di questa stagione, la gara con la Triestina in Coppa Italia. Carraro è pronto per giocare eventualmente dal primo minuto contro la formazione giuliana? Ma se sono pronto lo deciderà il mister, io sto lavorando bene e mi sto allenando sempre al massimo e se vengo chiamato in causa io sono pronto. Spero di crescere sotto tanti punti di vista e per ora i compagni mi stanno aiutando, mi stanno dando molti consigli e spero si possa andare avanti così. Sì, Vecchi per me è stato importante all'Inter, soprattutto l'ultimo anno, perché dove all'inizio ho avuto un po' di difficoltà a giocare, lui comunque non ha mollato su di me, ha sempre tenuto conto di me, di quello che gli potessi dare. E alla fine dell'anno, l'ultima parte dell'anno mi ha dato molta fiducia e gli devo tanto. E sono un centrocampista basso davanti alla difesa, mi piace impostare l'azione dal basso, e che assomiglio non lo so, però mi sono sempre ispirato a Pirlo come giocatore.